Eccoci qui, buonasera a tutti, benvenuti Pronto Telenova, come ogni venerdì spazio dedicato alla salute e quest'oggi è tornato a trovarci il professor Fabrizio Pregliasco, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Tra i tanti incarichi che ha, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio, docente della statale e scrittore. Sì, di fatto, divulgatore così come è stato anche a livello mediatico durante il Covid. No, sai? Dico scrittore perché ha appena scritto un libro. Esatto, insieme a una giornalista, Paola Arosio, è un libro che non è scientifico nel senso stretto, quindi non è un testo scientifico, è un testo divulgativo. I superbatteri. I superbatteri, una minaccia da combattere, cioè di Cortina, perché abbiamo raccontato con delle storie di persone che hanno avuto guai, di persone che sono state determinanti per la scoperta degli antibiotici, e per raccontare un problema che è presente a livello mondiale ed è quello della resistenza batterica. Questi superbatteri non è che sono nuovi, sono diciamo strani, ma sono i soliti nostri batteri che purtroppo per un uso incongruo nel passato di questi antibiotici, ma ancora nell'oggi, ed è questo il messaggio anche agli ascoltatori adesso, usiamo bene e in modo risparmioso l'antibiotico, perché negli anni si è usato per esempio eccessivamente a livello zootecnico, negli allevamenti, però dobbiamo considerare che i batteri acquisiscono la capacità di schivare l'azione dell'antibiotico soprattutto se lo usiamo in grande quantità o per quanto riguarda proprio la cosa che interessa al paziente, se si interrompe prima la somministrazione rispetto alla prescrizione medica, perché se l'antibiotico funziona dopo uno o due pastiglie, se è giusto, cioè se il batterio è sensibile, si risolve la sintomatologia, ma il batterio rimane, anzi si ringalluzzisce e si seleziona, oppure anche se si esagera nel tempo nell'uso. Oppure se il medico lo prescrive, come capita a volte, come dire, in modo eccessivo perché il paziente lo chiede, lo richiede. Quindi davvero dobbiamo risparmiare l'antibiotico, usarlo solo quando serve, se no nelle proiezioni più fosche nel 2050 non ci saranno più antibiotici. Ora stanno emergendo nuove molecole, ma per anni non ci sono state grosse novità. E quindi consideriamo proprio l'antibiotico come una lama che ogni volta che la usiamo in qualche modo rischia di perdere il filo. Sì, tra l'altro il tema dell'utilizzo in generale dei farmaci, diciamo così, bisognerebbe lavorare di più in maniera preventiva, cioè anche uno stile di vita magari particolarmente attento, corretto, favorisce poi uno stato, diciamo, di salute migliore e di conseguenza c'è meno bisogno dei medicinali. Assolutamente. Le stesse vaccinazioni, quando disponibili, sono importanti e hanno questo vantaggio, ma sicuramente lo stile di vita adeguato, che vuol dire attività fisica, 150 minuti alla settimana come minimo, un'attività fisica che non deve essere atletica, anzi lo sport, se è eccessivamente praticato senza tener conto della capacità della persona, soprattutto se avanti con l'età, può essere anche negativo. Non atletica, però qualcosina in più rispetto alla semplice camminata. Esatto. E è importante l'alimentazione, lo sappiamo, siamo tutti, anch'io, se si va a vedere un pochino di pancetta ce l'ho, ma non va bene, perché anche qui lo stile di vita e anche non avere il fumo e l'alcol sono elementi ovviamente a rischio, e tutto questo è dimostrato ed è un qualcosa che interessa la comunità, perché no, noi adesso abbiamo una speranza di vita molto lunga anche per lo Stato, per garantire, diciamo, l'assistenza, se arriviamo anziani bene grazie a questa, diciamo, prevenzione, o comunque anche quando si è già con una certa età, no? Che vuol dire riuscire a passare al meglio questi anni che stiamo guadagnando, e tra questi sicuramente c'è la vaccinazione. Siamo nel periodo della campagna vaccinale influenza e Covid, e quindi volevo rimarcare anche questo. Ora, tra virgolette, non c'è più bisogno di una vaccinazione universale, di massa, anche se chi vuole farlo, di qualsiasi età, va, si prenota, può eseguirlo, quindi non è controindicato. Però quello che invece è il messaggio che è importante rimarcare è chi è fragile, chi è anziano,
questi due vaccini nei fatti è bene che li faccia, perché davvero il Covid è più buono rispetto al passato, perché si è un po' evoluto e soprattutto noi ci siamo fatti una carriera, cioè ci siamo infettati magari più di una volta, ci siamo vaccinati e ci siamo infettati, quindi il nostro sistema immunitario, o meglio il sistema immunitario di praticamente tutti noi, è più pronto. La sfortuna è che questo virus continua a modificarsi e quindi ricadiamo nei fatti in altre. E volevo rimarcare, non per essere menagramo o ricordare o immaginare o preventivare cose trucide come è stato a mio avviso necessario nei momenti di emergenza, ma 200 persone a settimana vengono a mancare in Italia e sono anziani, anziani che non si sono vaccinati o che si sono stancati di fare il vaccino, perché molti anziani, ma anche diciamo nelle persone che conosco, le prime dosi le hanno fatte, poi hanno considerato o considerano come un problema finito. E invece questo virus rimarrà con noi con andamenti ondulanti, siamo in una fase di risalita, poi ci sarà un miglioramento, speriamo, e le previsioni sono in questo senso, che saranno un po' come le onde di un sasso in uno stagno, però per qualche anno questo Covid rimarrà. E oggi c'è la possibilità di eseguire le due vaccinazioni, si possono fare nello stesso periodo. Il Covid può essere effettuato, diciamo, dopo 6 mesi, anche 3 mesi prima, ma diciamo 6 mesi dall'ultima infezione o dalla dose di vaccino, perché purtroppo anche un'infezione più vecchia di 6 mesi non ci garantisce non la copre. Protezione, perché il virus è cambiato. Dovremmo avere un telespettatore in linea. Pronto? Pronto? Non lo sentiamo però, non lo sentiamo, lo invitiamo quindi a richiamare. La questione relativa al Covid, lei diceva prima, insomma, è un po' più debole, è mutato, però è rimasto. Secondo lei, verosimilmente, dovremmo conviverci a vita con questo Covid? Come dicevo, con effetti numerici e in maniera, diciamo, un po' altalenante, però diciamo si miscolerà addirittura a questi 263 virus che fanno parte di quei virus respiratori tipicamente soprattutto invernali, rinovirus, adenovirus, coronavirus, il virus influenzale che è il protagonista, ma anche in questi anni è emerso come coprotagonista il virus respiratorio sinciziale. Vediamo se abbiamo recuperato il telespettatore. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, complimenti sempre per la trasmissione. Grazie. Veramente tutta la settimana fate compagnia e date delle buone indicazioni. Grazie. Buonasera, signor Pegliasco. Telefono dalla provincia di Sondrio. Sì, a gennaio vado per i 62 anni, sono un paziente fibromialgico, lavoro in ospedale e ho rispettato tutte le norme sia di Covid e tutto quello che è stato richiesto dal servizio sanitario. Dottor Pegliasco, ho avuto problemi dopo la terza vaccinazione di tipo muscolare. Un suo parere veritiero, lei cosa mi consiglia? Di rifare ancora il vaccino Covid e anti-influenzale oppure me lo sconsiglia? Le ripeto, il terzo vaccino mi ha procurato dei dolori muscolari. Che però si sono ridotti o sono rimasti come, diciamo, problematica nel tempo? C'è stato un'impennata. E poi si è C'è stata una fortissima impennata e adesso sono in cura. E mi stanno lasciando, a parte certe articolazioni. Io farei tutto quello che mi si richiede dal servizio sanitario, le ripeto, lavorando anche in un ospedale. Vorrei avere un suo parere. Grazie per essere intervenuto. Coetanei, perché domani per me sono 64. Auguri! Allora, auguri. Siamo lì e cominciamo a essere un po' a rischio, ecco, no? E in più il telespettatore purtroppo ha anche la fibromialgia, che è una patologia ancora un po' sconosciuta, che ha sicuramente anche una base di disordini immunitari, è ancora proprio, come dire, un po' sconosciuta e soprattutto con poche possibilità oggettive e terapeutiche. È un problema, appunto, una situazione come la sua, perché a mio avviso ci sono degli elementi di rischio. Un'età
che di per sé non è così elevata, ma soprattutto il rischio professionale o comunque nel contesto, adesso dipende poi dalla specifica mansione, la patologia fibromialgica come base, io sarei propenso a comunque seguire la vaccinazione, perché l'ascoltatore ha detto che di fatto questa esacerbazione di questi dolori poi è andata a risolversi, e quindi io metterei diciamo l'opzione verso comunque fare la vaccinazione. Senta, a livello di Covid ormai diciamo che come posso dire, a livello preventivo le misure sono molto ma molto soft. Capita ormai di entrare anche in ospedale, a parte proprio nei reparti, però insomma... Sì, negli ospedali è previsto solo nei reparti il direttore sanitario che stabilisce... Ormai praticamente anche lì non si trova, a parte il personale ovviamente, ma quasi più nessuno con mascherine e quant'altro. Ci stiamo un po' dimenticando di una serie di cose che non più tardi di 2 anni fa, cioè quindi anche dopo la fase più acuta del Covid, però venivano ritenute misure imprescindibili. Secondo lei è un errore? Cioè comunque bisognerebbe stare attenti, quindi tutto quello che ci siamo detti, perlomeno le cose principali, lavarsi spesso le mani, stare attenti quando si è in luoghi affollati. Allora, è abbastanza naturale per tante cose che ci si abitua al rischio. No? Anche quando andiamo in macchina, appena abbiamo la patente, stiamo attenti, seguiamo le regole, poi via via, no? Si è più, come dire, confidenti con il rischio e poi sappiamo, l'esempio appunto di andare in auto in modo con velocità eccessiva e quant'altro deriva da un'eccessiva confidenza con il mezzo e con le capacità. È la stessa cosa che sta succedendo in questo momento, quindi è giusto che non ci siano più restrizioni ed elementi particolari, ma un buon senso residuo di considerazioni anche che erano ovvie anche in quel momento, cioè la mia mamma, tutte le nostre mamme e nonne hanno detto lavati le mani, però è stato necessario fare, come dire, degli spot per dire lavati le mani, ecco, quindi perché ci si abitua e si tralascia un po'. Io dico che per il Covid che rimarrà con noi i messaggi sono: uno, la vaccinazione dei soggetti fragili e dei soggetti a rischio per il Covid e già che ci sia per l'influenza. Si può fare il Covid, come accennavo prima della telefonata, dopo 6 mesi, si deve fare perché si perde la protezione dopo 6 mesi, addirittura da guarigione o da vaccinazione. Quindi se si è fragili è bene richiamare. Sarà poi un richiamo annuale come quello dell'influenza. Due, i tamponi. I tamponi, a un certo punto c'era un tamponificio fin esagerato, ora usiamoli con buon senso, usiamoli soprattutto in una manifestazione respiratoria, quale che sia, nel fragilissimo, nell'anziano, perché ricordiamolo, oggi per loro c'è la possibilità di avere un farmaco antivirale per bocca e serve per evitare in queste persone che ancora possono e rischiano forme pesanti, mentre invece per tutte le altre persone bastano gli antinfiammatori, la cosiddetta automedicazione responsabile di valutazione. Senta, quali sono adesso i sintomi del Covid, visto che ci sono state molte varianti, molti cambiamenti? Allora, il virus è sostanzialmente più buono, però ancora adesso... Ma i sintomi principali adesso quali sono? È un pasticcio, è questo perché mentre la vera influenza, lo dicevamo anche nel passato insieme, rispetto alle altre forme respiratorie, perché lo sappiamo, c'è il raffreddore, gli altri virus che formano, per cui la vera influenza si riconosce sempre di anno in anno, anche se cambiano i nomi, perché c'è un'insorgenza brusca della febbre oltre i 38, la presenza di almeno un sintomo generale, bastonatura, stanchezza, e un sintomo respiratorio, mentre tutte le altre forme, quindi lasciando il Covid ci frega perché fa tutto il ventaglio delle opzioni. O mima una brutta influenza pesante, questo lo possono dire anche dei giovani che magari poi insomma risolvono la loro patologia nell'arco di 5 giorni, oppure niente o quasi niente, ed è la forza di questo virus. Cioè questo virus c'è in mezzo alle scatole adesso e ci sarà, diciamo così, nel futuro, perché la sua capacità diffusiva deriva dal fatto che un bel po' di persone, in modo assolutamente inconsapevole, sono contagiose e non hanno la manifestazione clinica. Per esempio il SARS-CoV-1, la prima SARS, è in pratica una malattia che si era riusciti a contenere perché
si contagiavano le persone solo attraverso un contatto con le persone sintomatiche, quindi all'epoca si riuscì a contenere questo cugino del SARS-CoV-2, che invece è diventato, diciamo così, più perfido, no? Anzi, è proprio la sua banalità che anche nei momenti dell'emergenza ha facilitato la diffusione, perché all'epoca è cresciuto come un iceberg sotterraneo, cioè senza far vedere la gran parte dei casi, che poi a un certo punto, quando è diventato enorme, lo ricordiamo nel febbraio-marzo del 20, è diventato un iceberg anche nella parte visibile, quindi di quella quota percentuale di casi. E questo però gioca male anche adesso, perché molte persone hanno provato a subire il Covid e tutto sommato gli è andato bene, ma è un fatto statistico e legato anche alle condizioni della persona. Vorremmo avere un altro telespettatore. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, senta, io volevo sentire un attimino il consiglio, signor Pregliasco. Sì? Io dovrei fare l'antinfluenzale, no? Sì. Ma l'antinfluenzale protegge anche dal Covid? No, ok, grazie. Allora, il vaccino antinfluenzale è specifico per i sottotipi di virus dell'influenza per i quali è composto, perché qui un aspetto tecnico, c'è più di un virus influenzale che circola durante ogni stagione, però protegge solo per quello. Ed è stato anche, sempre anche nel passato, un po' il limite di questo vaccino, perché spesso le persone, nonostante la vaccinazione, possono subire infezioni respiratorie di ben 262 virus, adenovirus, coronavirus, rinovirus, parainfluenzali, eccetera. In più, anche come abbiamo e sappiamo anche per il Covid, il vaccino antinfluenzale non ha un'efficacia del 100%, ma soprattutto evita le complicanze. Quindi, purtroppo, appunto, per proteggersi dal Covid, che ancora oggi è più rischioso anche dell'influenza, almeno 5-6 volte tanto come possibili guai, bisogna eseguire una vaccinazione contro il Covid. Si può fare in due punti diversi nella stessa seduta vaccinale. Prossimo telespettatore, poi ci fermiamo per la pubblicità. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, volevo chiedere al dottor Pregliasco se posso fare la stessa vaccino del Covid. Lei in che situazione è? Ha fatto le precedenti dosi? Sì, ho fatto la quinta dose. Però io sono una malata di cancro. Ah, caspita. E quando l'ha fatta l'ultima dose? Il 14 febbraio. Sì, allora è una buona domanda che serve anche in generale, diciamo, agli ascoltatori. Noi suggeriamo un richiamo vaccinale come minimo dopo 3 mesi dall'ultima dose o dall'ultima o dall'infezione, però è troppo presto, anche se è fattibile, nulla lo vieta. Diciamo che l'indicazione è di eseguirla dopo 6 mesi dalla guarigione o dall'ultima dose eseguita, perché purtroppo questo virus si modifica e anche noi, se abbiamo addirittura subito l'infezione o abbiamo attuato la vaccinazione, il virus cambia, perché un po' cambia il suo identikit. È come un cattivo a cui facciamo fare l'identikit nel momento del furto, del crimine, e poi via via che tempo che passa si taglia i baffi, si allunga i capelli, mette gli occhiali neri e noi non lo riconosciamo più, o magari lo riconosciamo in modo non completamente efficace, ed è la stessa cosa del nostro sistema immunitario. Quindi nel suo caso, e purtroppo appunto sentendo che ha problematiche oncologiche, vale veramente la pena, e può combinare il vaccino Covid, l'ho detto anche poco fa, con la vaccinazione antinfluenzale, perché chi è fragile per il Covid è fragile anche per l'influenza. Due patologie che accennavo anche prima, che per la stragrande maggioranza delle persone sono banali, per chi è nelle condizioni... L'antinfluenzale. Sì. Sì, signora, dica... Io non posso fare l'antinfluenzale. Come non può fare l'antinfluenzale? No. Come mai? Perché mi hanno detto che c'ho un componente che potrebbe farmi male. No, ci picchia. No. Ci sono poi vaccini diversi, potrebbe essere un vaccino adiuvato tra gli altri, ma invece si possono fare vaccini ad alta concentrazione. Ci sono, direi, diverse modalità di produzione e escludo che ci possano essere effetti diretti
riguardo una vaccinazione, magari seguendo le indicazioni del suo medico, sì, scegliendo il vaccino giusto. Ok, salutiamo la signora, la ringraziamo per essere intervenuta. Questo ci ha permesso anche di chiarire, anche a beneficio insomma di chi ci sta ascoltando, di fattispecie purtroppo concrete e frequenti. Ci fermiamo per la pubblicità, 2 minuti e torniamo. Bentornati. Allora, in questa prima parte di trasmissione abbiamo parlato soprattutto di Covid. Covid è il momento della stagione della vaccinazione e mi ha fatto piacere che finora, magari poi adesso arriverà qualche Novax, le persone che hanno chiamato hanno un approccio ragionevole e positivo per la vaccinazione, che ribadisco ora. Nel passato è stato necessario che venisse, ed è successo sostanzialmente che tutti si dovessero vaccinare. Ora male non fa per tutti, ma la raccomandazione del messaggio insomma di questa trasmissione e di altri interventi che faccio in questo periodo è quello di dire: chi è fragile, chi è a rischio, faccia le 2 vaccinazioni, perché queste malattie, influenza e Covid, non sono per loro soprattutto una passeggiata di salute. Senta, approfittando della sua presenza, cambiando leggermente argomento, che cos'è il virus sinciziale, di cui si parla molto? Sappiamo che attacca soprattutto i bambini. Che cos'è, allora, e come si manifesta? Allora, il virus respiratorio sinciziale, diciamo in una scala che il Covid, in cui il Covid è fuori scala, partendo dal virus influenzale al rinovirus, in una sequenza di 262 virus che sono più o meno cattivelli, per cui noi spesso nell'inverno, a parte il Covid, dicevamo mi sono fatto l'influenza anche se stavamo subendo altre forme meno pesanti della vera influenza. Il respiratorio sinciziale è il numero 2, quindi come spesso accade i numeri 2 se ne parla meno, però è una carogna anche lui, soprattutto nei piccolotti, nei neonati, nei prematuri, perché causa una bronchiolite e il cosiddetto croup, che è una roba che fa passare 10 anni di vita ai genitori. In genere si riesce a risolverlo, però è proprio una problematica di difficoltà respiratoria pesante. Ma mima anche l'influenza nell'anziano ed è un virus dove da un po' che si studia, e nel breve avremo anche un vaccino che potrà essere usato nell'anziano, addirittura nella mamma durante la gravidanza, per proteggere il bimbo nelle prime anni. In questo momento per i bimbi ci sono anche degli anticorpi monoclonali, soprattutto da utilizzare nel bimbo appena nato in questo periodo, quindi nel periodo a rischio, perché il virus respiratorio sinciziale insomma è accodato all'influenza e anzi a queste varianti poco piacevoli nel bimbo sotto i 2 anni. E poi è, diciamo, in secondo in classifica nei rischi e nelle manifestazioni, diciamo, di complicanze delle infezioni respiratorie invernali. È in genere durante l'inverno, insomma, mixa e si nasconde e dà un bel contributo, diciamo, a quella che poi è la stagione influenzale vera e propria. E i sintomi? I sintomi, appunto, nel bimbo la bronchiolite è proprio un respiro corto e un affanno respiratorio. Nell'adulto o soprattutto nell'anziano è una cosa abbastanza simile alla vera influenza, quindi febbre elevata, sintomi generali, sintomi respiratori, ed è indistinguibile, se non eseguendo dei tamponi che in questo momento non ci sono disponibili per il cittadino, ma li eseguiamo noi perché ci occupiamo proprio della sorveglianza attraverso una raccolta di medici sentinella che ci forniscono settimanalmente i tamponi di tutte le infezioni respiratorie. Quindi facciamo degli esami a campione per poter vedere la distribuzione, come dicevo, di 262 virus diversi, più o meno cattivelli, addirittura alcuni che capitano, e qualcuno poi lo dice, mi sono fatto l'influenza che colpisce la pancia. Cioè, sono enterovirus che si trasmettono sempre attraverso vie respiratorie, ma hanno un tropismo, come si dice, insomma, per le vie, il tratto gastroenterico. Senta, siamo quasi in chiusura, però a proposito di neonati, bambini e quant'altro, sappiamo che ci sono una serie di vaccinazioni obbligatorie e altre facoltative. Lei però consiglia di farle tutte? Ma allora, sicuramente, insomma, sono un vaccinatore convinto e ho partecipato anche a diversi studi in via diretta, quindi ho potuto
vedere, tra virgolette, dal vivo ciò che sono i vantaggi rispetto agli aspetti negativi. Purtroppo il Covid in qualche modo ha tolto un po' di attenzione anche alle vaccinazioni dei bimbi, a quelle sistematiche o anche ai richiami vaccinali dei giovani, degli adolescenti, perché il Covid nel momento acuto ha reso impossibile l'esecuzione o comunque non opportuna. Adesso quel rumors negativo, eccessivo, che la vaccinazione Covid, che ci ha interessato tutti e che quindi è stata argomento della discussione al bar, dal parrucchiere, amicizie che si sono sciolte di fronte a tifoserie poi pro e Novax. I Novax sono pochissimi, però sono una piccola percentuale della popolazione, però insistendo con le loro erronee e false comunicazioni, hanno un po', come dire, contaminato quella quota di persone esitanti, quel 10-15% di persone che magari anche razionalmente non credono che si diventi blu con le vaccinazioni, però poi rimane questo dubbio. E quindi dicevo che c'è stata una riduzione nell'adesione anche dei vaccini che sono ed erano obbligatori e continuano a esserlo per i bimbi, al di là delle discussioni che ci sono state per il Covid. Il vaccino esavalente, quello obbligatorio, con tre appuntamenti nell'anno, in più c'è la vaccinazione contro il pneumococco, contro il meningococco, che sono patologie che ancora oggi ci spaventano e a mio avviso vale la pena di far schivare ai nostri bimbi. Grazie al professor Fabrizio Pregliasco per essere stato con noi. Buona serata a tutti. Grazie a voi per averci seguito. Noi ci fermiamo qui, subito dopo la pubblicità, spazio al calcio, anteprima Nova Stadio con Michele Marchetti. Grazie, buona serata.